seppur fosse tutta colpa tua. Com'è? Seppur fosse tutta colpa. Vedo che siamo due matti di pianura, sì, che hanno deciso di fare i montanari. Però ma si vede che siete in gamba. Uno da Napoli e un altro dalla pianura. La pianura padana. Sì, montanari nati proprio. Ci ha invitato a Cuneo però, Guarda qua che bello! Guarda qua che bello! Guarda ste stalle! Che bello! Come ti vanno, eh? E anche l'Entrelor, a 3.200, ce lo siamo conquistato. Ah, che goduria. Dai Luca. Che goduria. Ciao a tutti. Ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tutto. È una colata, sembra una colata di rame. Bellissima. Guarda che meraviglia. Come questa si fanno sempre i mattoni per fare le case, sì. Quando si dice la maestosità della natura, probabilmente in video non rende l'idea di quanto siano maestose e impressionanti queste montagne, sono veramente gigantesche, si perde l'equilibrio a guardarle. Sono alte, sono tutte sui 3.000 metri. Guarda che bello davanti. E davanti e davanti quello dovrebbe essere ancora il Monte Bianco. Boh. Ormai abbiamo perso completamente l'orientamento in mezzo a queste meraviglie.
Guardate queste, sembrano a due passi, in realtà si separano chilometri. Lorenzo, volevo dire anche a te che ti amo tanto, sì. Anche se a volte ti sono sembrato un po' stronzo, però sappi che ti voglio tanto bene, esci forte e nei momenti di difficoltà pensa a me. Ciao amore mio. Col du Lauzon, il colle più alto di tutto il Tour de Jean, conquistato. Madonna ragazzi, che salita, che ammazzata davvero, lenti ma inesorabili, e quello là è il rifugio. Sì, vabbè. Belle lì fino al tramonto, eh. Cosa? Però c'è ghiaccio, eh. Hai visto il piccone? Allora, fermo. Dai, mi sono incastrato. Andiamo a posto di qua, ok. Metto via la telecamera. Riprendendo? Sì. Ok. Ma da quelle nuvole lì, che spettacolo! Guarda! Sì! Che belle!
Wow. Vabbè, proprio è fine giornata. Io, lui, Luca Raia, si lamenta. Sta scavando, sta chiamando un pochino il collegamento.